Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo andando a Vasto, da dove arrivano immagini agghiaccianti delle vessazioni subite dagli anziani ospiti della casa di riposo Arcobaleno. Anziani maltrattati, picchiati fino ad essere ridotti in fin di vita. Questa mattina i titolari della struttura sono stati arrestati dai carabinieri. Che cazzo! Anziani picchiati e vessati, tutto ripreso dalle telecamere dei carabinieri a seguito delle segnalazioni arrivate nel mese di aprile da persone che avevano assistito ai maltrattamenti. Questa mattina sono scattate le manette per i titolari della casa di riposo per anziani Arcobaleno di Vasto, moglie e marito rispettivamente 48 e 58 anni, e i sigilli per la struttura privata. Le indagini condotte dai carabinieri di Vasto e coordinate dalla Procura della Repubblica hanno dimostrato, attraverso intercettazioni telefoniche e videoambientali, la violenza usata contro gli anziani, peraltro senza alcun motivo apparente. Violenza sia fisica che psicologica su persone spesso affette da gravi patologie e comunque non autosufficienti. Per alcuni di loro talmente pesanti da aggravarne il quadro clinico, portandole al decesso dopo il ricovero in ospedale. Tutti anziani quindi vivevano in un clima di paura, insicurezza, molto spesso legati al loro letto o alle sedie a rotelle, quando disturbavano o semplicemente si lamentavano per i continui dolori causati dalle precarie condizioni fisiche. Trattamenti inumani a cui oggi i militari di Vasto hanno posto fine. I due indagati dovranno rispondere di maltrattamenti, lesioni volontarie, aggravate dall'essere il fatto seguito dalla morte della persone offese e abbandono di incapaci, con le aggravanti di aver agito per futili motivi e aver adoperato sevizie. Ancora a cronaca, due alpinisti, Roberto Iannilli di 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea di 23 anni, nativo di Sulmona, sono stati rinvenuti privi di vita alla base della parete nord del Monte Camicia, sul massiccio del Gran Sasso. Il recupero dei corpi è stato effettuato stamani dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'Elisoccorso del 118. Le salme, già a disposizione dei familiari, sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Erano esperti di montagna i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Si tratta di Roberto Iannilli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona. La parete nord del Monte Camicia, una tra le più difficili d'Italia, ha assistito alla loro fine. I due corpi, infatti, privi di vita, sono stati trovati alla base della parete del Monte Camicia. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'Elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme sulla scomparsa dei due è stata data dai familiari che non li hanno visti ritornare a casa. Questo farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sia avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che i due si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è infatti considerata tra le più difficili d'Italia, poiché, proprio per l'esposizione, rende instabile la roccia. Iannilli, in particolare, oltre ad essere un esperto rocciatore, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e, in solitaria, aveva anche aperto diverse nuove vie. E proprio mentre stava aprendo una nuova via di arrampicata sul paretone del Gran Sasso, nella zona della Farfalla, nel 2010 il sessantenne ebbe un incidente che gli provocò la frattura di entrambi i polsi e contusione alla testa. Roberto Iannilli, oltre al Gran Sasso, conosceva bene anche altre vette internazionali. Sei sono state le sue spedizioni, infatti, tra l'Himalaya e la Cordillera Blanca. Il presidente della Croce Gialla di Lanciano, Antonio De Petra, è morto questa mattina intorno alle 7:30 dopo essersi lanciato dalla finestra del secondo piano della sede della cooperativa in via De Crecchio, in pieno centro città. Inutili sono stati i soccorsi prestati dal 118, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. De Petra era a capo della Croce Gialla di Lanciano dallo scorso anno, ma nell'ultimo periodo la situazione economica dell'ente stava diventando insostenibile. Casse in rosso che hanno lasciato diverse mensilità di arretrati da pagare ai dipendenti, circa una sessantina. Qualche giorno fa poi il PM della Procura di Pescara, Gennaro Varone, aveva chiuso le indagini relative al fallimento della Croce Gialla Lancianese a carico però della precedente gestione del presidente Marcello Basili. Sono quattro gli indagati nella vicenda per bancarotta fraudolenta.
Non è stato trovato alcun biglietto che possa spiegare il gesto. Si pensa che possa essere stata la preoccupazione legata al futuro della cooperativa a spingere De Petra al suicidio. 40 anni, lascia moglie e due figli. I funerali sono previsti domani a Casoli. E cambiamo argomento, la Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto legge sugli enti locali contenente l'emendamento del governo con il quale viene eliminata la sovrattassa aeroportuale dal 1 settembre per tutto il 2016. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato, a darne notizia è Luciano Monticelli, presidente della Commissione Politiche Europee del Consiglio Regionale. Un ulteriore passo, commenta, verso la soluzione della vicenda Ryanair per la quale questa amministrazione regionale ha lavorato con impegno e con solerzia sin dall'insorgere della questione. Parliamo adesso di sanità, tema caldo in questi giorni. La maggioranza in regione traballa, centrosinistra sotto sul piano di riorganizzazione della sanità, sotto accusa assenze e dissensi nella maggioranza, polemiche da parte dell'opposizione che attacca il governatore Luciano D'Alfonso. Dura la presa di posizione del sottosegretario alla presidenza della regione Mario Mazzocca, che accusa Abruzzo Civico per le assenze di ieri e chiede una verifica politica. Il giorno più bello, il giorno più brutto. Tutto a distanza di poche ore prima l'annuncio dell'uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento dopo 9 anni da parte dell'assessore alla sanità Paolucci e poco dopo la sconfitta della maggioranza che alle votazioni sulla riorganizzazione della sanità va sotto di un voto. Oggi le reazioni sono molteplici. Chi dice che Luciano D'Alfonso abbia perso il sostegno dei suoi, chi giustifica gli assenti nell'ordine, il governatore stesso, il consigliere D'Alessandro e i due rappresentanti di Abruzzo Civico, Olivieri e Gerosolimo, e chi chiede direttamente le dimissioni. Direi il re è nudo a questo punto, la maggioranza deve fare un passo indietro e si deve dimettere, perché ieri su uno dei provvedimenti più importanti, se non il più importante della storia della regione Abruzzo, sono andati sotto. L'opposizione ha vinto, l'opposizione ha avuto i numeri per approvare un provvedimento che impegna la giunta, il presidente della regione Abruzzo nonché commissario ad acta, a sospendere il decreto per il riordino della sanità in Abruzzo. Vuol dire che D'Alfonso non ha più una maggioranza sulla sanità in Consiglio regionale su questo documento di riorganizzazione della rete ospedaliera. È normale che anche consiglieri di maggioranza, quando vengono chiusi o declassati ospedali, chiusi o declassati pronto soccorso di comunità che però pagano le stesse tasse degli altri, reagiscano. Non bisogna fare nulla, bisogna ritirare questo decreto, sedersi e farlo in maniera più condivisa, non dittatoriale, perché fin quando c'è, in Abruzzo c'è ancora una democrazia. Sia l'andamento che l'epilogo del Consiglio regionale di ieri credo che abbia risentito massimamente di alcune assenze importanti. Per essere precisi, non mi sto riferendo al Presidente D'Alfonso né al Consigliere D'Alessandro, che erano ampiamente giustificati e per tempo avevano preannunciato questa loro assenza dal Consiglio, uno per motivi istituzionali importantissimi per la nostra regione e l'altro per motivi familiari. Mi sto riferendo invece all'assenza dei membri del gruppo del Abruzzo Civico, ovvero di Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. A queste assenze si è unita poi una diversa valutazione che il consigliere Maurizio De Nicola, del Centro Democratico, che ha ritenuto di votare il documento del centrodestra. Alla luce di quello che è successo ieri, SEL ha votato il sì per la riorganizzazione oppure ha fatto parte di quel numero che si è opposto alla maggioranza? No, SEL, come ripeto, da sempre fatto, apertamente, ovvero in campo aperto senza sottesfugi, seriamente, da persone serie tali qual siamo, abbiamo votato insieme alla maggioranza, perché facciamo parte di questa maggioranza. Dopo la manifestazione di ieri a Palazzo dell'Emiciclo si attende ora il rinnovo della concessione sull'utilizzo della cava, parliamo del cementificio Sacci, rinnovo della concessione che scade lunedì prossimo e senza la quale sfumerebbe il salvataggio del cementificio di Cagnano Amiterno. Il servizio è di Filippo Tronca. Noi andiamo alla FAO, sai che vuol dire la FAO? Noi non prendiamo né stipendio né liquidazione e né niente. A casa c'erano altre 3 persone che non lavorano, voglio dire, che gli diciamo, quelle altre pure dovete tutelare noi.
casa, voi e pure quelli che stanno sotto di voi che dirigono la regione, perché la regione si porta avanti perché a noi altri ci mettono l'addizionale regionale, questo e quell'altro, senza dirci niente fanno, quindi pure noi manteniamo a voi. Ore decisive per l'incredibile vicenda del cementificio Sacci di Cagnano a Miterno, comune a pochi chilometri dall'Aquila, dove sono a rischio 200 posti di lavoro, compreso l'indotto, perché ancora non viene rinnovata la concessione di utilizzo e allargamento della cava che fornisce materia prima allo stabilimento. La concessione scade lunedì 25 luglio e senza la proroga sfumerebbe l'acquisto da parte del colosso Cementir, ultima spiaggia per un'impresa sull'orlo del fallimento. Dopo la manifestazione di ieri fuori Palazzo dell'Emiciclo e un incontro in piazza con il vicepresidente della regione Gianni Lolli e poi in tarda serata con il presidente Luciano D'Alfonso, si attende per questa sera una decisiva riunione di giunta a Pescara che potrebbe dare il via libera al rinnovo della concessione. L'ostacolo da superare sono i dubbi espressi dai dirigenti regionali, in quanto argomentano il rinnovo della concessione potrebbe essere, in base alla famigerata direttiva europea Bolkestein, illegittima perché sarebbe necessario un bando di gara. Un eccesso di scrupolo ha rassicurato però ieri Lolli parlando con i lavoratori, visto che l'Italia non ha ancora legiferato sull'applicazione della Bolkestein e alcune regioni, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, hanno prorogato la concessione mineraria senza gara. Noi naturalmente la delibera è scritta, è pronta, se si deve fare qualche aggiustamento, se si deve fare qualche miglioramento, se si deve fare qualche piccola variazione, siamo pronti a farla, non c'è nessun problema, purché noi entro mercoledì, poi sulle date, non vi state a preoccupare perché noi facciamo la giunta, l'avevamo già fatta, la potremmo fare pure domenica, la giunta è una cosa di queste, non è il problema, la giunta si fa a qualunque momento e si firma. Loro hanno bisogno di avere un documento in mano entro il 28. I lavoratori si chiedono però com'è possibile che a pochi giorni dalla scadenza della concessione ancora permangano dubbi, tenuto conto che la domanda di rinnovo della concessione è stata presentata dalla Sacci nel 2011 e ha già tutte le autorizzazioni ambientali e urbanistiche. E sulla vicenda del maresciallo della Polizia Municipale finito ieri agli arresti domiciliari abbiamo ascoltato il sindaco di Pescara Marco Alessandrini. Sindaco Alessandrini, sulla vicenda che ha riguardato il maresciallo della Polizia Municipale, voi siete decisi ad andare fino in fondo, garantisti, ma ci vuole chiarezza, bisogna sapere cosa è accaduto. Io penso che nei confronti dei cosiddetti furbetti del cartellino ci debba essere tolleranza zero. Oggi il lavoro è, diciamo, c'è fame di lavoro e chi ha un lavoro, specie pubblico, indossando una divisa, naturalmente è tenuto a svolgerla con una particolare attenzione. C'è una procedura, l'ha introdotta di recente la riforma della Madia, probabilmente noi saremo dei precursori in questo senso. Significa che l'agente municipale coinvolto in questa vicenda riceverà entro 48 ore la sospensione dal servizio e poi una commissione, così come previsto dalla legge, nei 30 giorni potrà decidere sul suo licenziamento disciplinare, ove ne ricorreranno i presupposti, fatta salva naturalmente la possibilità di difendersi. Arrivano anche da noi queste storie che hanno attraversato l'Italia, ricordiamo Livorno, tanto per dirne uno in ordine di tempo, però sono anche fiducioso in ordine al fatto che questo è un caso isolato rispetto al corpo della Polizia Municipale, ci sono stati dei controlli, ne faremo di ulteriori, però abbiamo ragione di ritenere che si tratti di un caso isolato e questo, diciamo, allevia il disappunto per una brutta vicenda come questa. Lei ha anche parlato con il comandante della Polizia Municipale, il colonnello Maggitti? Naturalmente io in questa vicenda, come per tutte le vicende che riguardano la Polizia Municipale, ho parlato con il relativo dirigente che ha svolto in passato attività di controllo e che continuerà a svolgerle. Rimaniamo a Pescara adesso, dove Forza Italia esprime la sua preoccupazione per l'arrivo a Pescara, ma anche a Montesilvano, di 300 immigrati. Dincecco, oggi in conferenza stampa ma anche in consiglio comunale tornate a chiedere la chiusura della moschea di Via Pisa. Parlate di un problema di ordine pubblico ma anche di autorizzazioni e poi c'è il problema che sollevate riguardo l'arrivo di altri immigrati in provincia di Pescara. Esattamente, adesso in Consiglio Comunale ci attendiamo la risposta da parte dell'amministrazione rispetto al problema che abbiamo sollevato. Noi
ci chiediamo se un'associazione culturale può trasformarsi in una moschea, ed è quello che i cittadini di Pescara si chiedono, ed è quello che i cittadini di Via Pisa, e non solo di Via Pisa, delle aree limitrofe si chiedono. Allora, è possibile aprire un'associazione culturale in Italia e trasformarla in una moschea? È possibile trasformare un luogo tipico di un'associazione culturale in un luogo dove centinaia di persone ogni giorno si ritrovano per pregare? Ecco, noi non vogliamo proibire a nessuno di pregare e di dimostrare, come dire, attenzione verso la propria religione, ma non accettiamo che invece si possa in qualche modo bypassare la legge e trasformare il locale di un'associazione culturale in un luogo di culto come una moschea. Questo non può essere consentito, soprattutto in tempi come questi, soprattutto in tempi in cui la cittadinanza non solo di Pescara ma in Italia è assolutamente si sente assolutamente non in grado di andare avanti rispetto alle problematiche della sicurezza e non si sente tutelata dalle istituzioni. Ecco, in una fase come questa un sindaco di una città deve dare risposte serie e concrete, deve dire se è possibile che un luogo che è deputato all'apertura di un'associazione culturale può essere un luogo anche di una moschea. Secondo noi no. Ecco, questo è quello che ci attendiamo e queste sono le risposte che ci attendiamo da parte dell'amministrazione comunale. Una delegazione dei cittadini di Treglio, in provincia di Chieti, questa mattina ha presidiato il Palazzo della Regione a Pescara, in cui si stava svolgendo la riunione della conferenza dei servizi per discutere il caso del Sansificio posto sotto sequestro dal Tribunale di Lanciano. Sansificio a Lanciano, a Treglio, in particolare c'è una protesta per i cattivi odori, anche per una situazione che si protrae da molto tempo. Oggi ci sarà la conferenza dei servizi. La regione, quali sono i problemi e soprattutto qual è stata l'evoluzione? Ma questo problema sono anni che ci condiziona. Noi siamo residenti a Treglio, ma è tutto il comprensorio che viene interessato dalla problematica, perché sappiamo bene che gli odori, l'inquinamento, le polveri sottili e quant'altro poi viaggiano con le correnti. E per fortuna è subentrato un controllo degli accertamenti da parte del Tribunale di Lanciano, che anni fa, su segnalazione dei cittadini, ha fatto appunto delle verifiche e sono venute fuori proprio i dubbi che noi avevamo, cioè che la centrale lavorasse in maniera scorretta. Il Tribunale può fare la sua parte, perseguire i reati, ma non certo può discutere sulle autorizzazioni degli impianti. Le autorizzazioni si lasciano appunto in questa sede, qui che si gioca un po' la partita importante. Speriamo che i dirigenti, gli uffici preposti facciano un lavoro corretto, perché si tratta solo di far rispettare la legge, non di interpretarla così come fa comodo a alcuni imprenditori o alcuni settori della società. Cosa chiedete voi alla regione oggi? Di salvaguardare i diritti dei cittadini. In che modo? Facendolo chiudere oppure cambiando le regole? No, quella centrale e il Sansificio non possono stare dove sono, perché sono a ridosso delle abitazioni. Non c'è nessuna legge che dice che un'attività del genere può stare a 20 metri, 50 metri da una zona residenziale. 81 aziende e strutture ricettive della provincia di Pescara hanno ricevuto un riconoscimento da parte della Camera di Commercio nell'ambito del marchio ospitalità. La novità è rappresentata quest'anno dalla partecipazione dei negozi tipici. Presidente Becci, oggi la Camera di Commercio di Pescara ha premiato 81 aziende che rappresentano un po' il meglio che può offrire la ricettività della nostra provincia e anche per quanto riguarda la ristorazione e le tipicità della nostra provincia. Assolutamente corretto quello che ha detto. È una specie di esame a cui si sottopongono le aziende dei vari settori, come lei diceva bene nella sua premessa. È un modo per elevare i propri standard, la propria qualità, sottoporsi a questo esame dove persone altamente specializzate vanno a verificare che i servizi erogati siano a livello e di altissima qualità. E il sistema camerale italiano ha molto incentivato questo, insieme all'ISNART, ha molto incentivato questa assegnazione di questo marchio, perché c'è la necessità in un mercato che chiede sempre standard più alti avere delle strutture sempre più adeguate alle richieste del mercato. L'obiettivo di queste aziende è quello di migliorare sempre. Guardi, oggi il turismo internazionale, che sia una piccola struttura, una grande struttura, che sia un piccolo ristorante, una trattoria, richiedono standard di eccellenza. Bisogna assolutamente essere adeguati alle norme, alle leggi,
Per cui ecco, sottoporsi a questo tipo di esame, tra parentesi si paga per essere sottoposti a questo tipo di esame, vuol dire essere attenti alle esigenze di un mercato che è di grandissima importanza per il nostro paese. Presentata la 22esima edizione della storica manifestazione della giostra cavalleresca di Sulmona, giornate clou 30 e 31 luglio, gran finale con il concerto di Renzo Arbore. La giostra cavalleresca di Sulmona, grande evento storico-culturale a livello non solo regionale. A illustrare il ricco programma della 22esima edizione, oggi all'emiciclo, il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, il sindaco di Sulmona Anna Maria Casini, il presidente della giostra cavalleresca Domenico Taglieri. Giornate clou il 30 e il 31 luglio con la suggestiva competizione a cavallo a Piazza Garibaldi. Ma tanti saranno gli eventi dal 19 luglio al 9 agosto con il gran concerto di Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Il racconto di un intero territorio che ha importanti tradizioni, ma soprattutto ha un merito, quello di promuovere non solo la città di Sulmona, la Valle Peligna, ma l'intero Abruzzo agli occhi dell'intero mondo. Partecipano alla giostra cavalleresca, quella europea, tantissime nazioni, quindi è un'attività promozionale oramai che segna, per quanto riguarda l'Abruzzo, un'evidenza culturale, turistica, storica importante di prim'ordine. Non lesino a dire che la giostra cavalleresca è una di quelle manifestazioni che può essere benissimo inserita nell'albo nazionale delle manifestazioni che fanno bella mostra per quanto riguarda l'Italia. Io l'ho paragonata, ma a volte anche meglio, del Palio di Siena. Sono circa 30 giorni di attività culturali, di attività di promozione turistica che non hanno eguali nella nostra regione Abruzzo. Quindi bene fanno anche quest'anno il Comitato Giostra Cavalleresca a promuovere queste manifestazioni a livello regionale, organizzando una conferenza stampa qui in regione, proprio per far capire non solo alla regione ma anche all'Italia intera di che valore storico e culturale ha questa manifestazione. E domenica si svolgerà a Pescara l'evento del Coast Day, al cui interno si terrà anche il concerto di Fiorella Mannoia. Assessore Santavenere, passato il maltempo, domenica prossima verrà recuperato questo importante appuntamento con il Coast Day. Sì, speriamo che questa volta il tempo ci assista, e infatti abbiamo dovuto rinviare tutte le attività che si svolgeranno appunto all'aperto, e quindi il Village Arena del Mare, presso l'Arena del Mare, inizierà alle 9.30 di domenica 24, quindi con tutte le attività che vedranno coinvolte le associazioni che appunto si occupano, come Mare Vivo, WWF, Centro Studi Città, abbiamo il club acquatico, la biodanza, quindi tutte attività che saranno rivolte al pubblico e alla città. Verranno distribuiti gadget, ci sarà la distribuzione dei posaceneri tascabili, molto importante perché stiamo appunto puntando alla riduzione appunto della situazione che noi abbiamo spesso, quindi sulla spiaggia di Cicche, ma anche appunto nel contesto urbano. E ovviamente poi ci sarà il momento finale, quando noi appunto con questo grande progetto vogliamo anche appunto coinvolgere il grande pubblico, e avremo quindi Fiorella Mannoia che canterà Il Mare. E il concerto, essendo appunto domenica 24, l'abbiamo anticipato alle 21.30 per dare la possibilità quindi a tutti i pescaresi e ovviamente a tutti coloro che vorranno unirsi a noi qui a Pescara per appunto cantare Il Mare tutti insieme. Torna sabato invece l'evento culturale Ripattoni Arte a Bellante, in scena per una settimana arte, cultura e mostre per le strade del borgo Teramano. Torna anche quest'anno Ripattoni Arte 2016 per questa edizione. Quest'anno si è scelto il tema L'occhio che ascolta. Perché? L'occhio che ascolta perché crediamo in una partecipazione più totale e complessiva dei sensi. L'occhio che ascolta perché vuol dire anche un modo di osservare e di comprendere l'arte e anche di percepirne i messaggi e la comunicazione.
una settimana di mostre, performance e incursioni artistiche. Cosa sottolineare tra gli appuntamenti di questa settimana? Beh, alcune mostre che sono assolutamente imperdibili, abbiamo anche delle performance che ci porteranno anche a creare degli eventi con i quali crediamo di poter anche rappresentare la voglia di rompere un certo schema. L'abbiamo chiamato il muro perché c'è una realtà anche fisica vicino nell'ambiente costruito del Borgo dei Ripattoni che merita una poderosa ed efficace rottura tra presente e passato. Ripattoni in Arte 2016 torna grazie a una comunità che ha creduto ad un progetto che è nato qualche anno fa. Oggi mi trovo in una duplice veste, oltre ad essere rappresentante del BIM, sponsorizziamo questo evento da quando è nato, quindi da più di 10 anni, ne sono particolarmente orgoglioso naturalmente. E questo evento che è nato con noi, ci abbiamo creduto, è cresciuto molto e quindi siamo qui di nuovo come consuetudine. È una manifestazione importante perché oltre ad ospitare artisti italiani, ospita anche artisti internazionali facenti parte dell'ambito della pittura, della fotografia, della scultura, quindi sono oltre 70 gli artisti che interverranno quest'anno. Quindi noi ringraziamo come amministrazione tutti gli organizzatori. Quest'anno siamo ancora più contenti perché io in prima persona insieme ad altri, tutti gli amministratori del comune di Bellante che si è insediato neanche da un mese, sosteniamo vivamente questa manifestazione. Prende oggi il via a Pineto il secondo appuntamento con Immersione nei libri curato da Edda Migliori in collaborazione con l'Associazione Pinetese dei Commercianti. Con Edda Migliori parliamo di un'iniziativa che al secondo suo evento a Pineto riguarda i libri, ma non solo, anche la spiaggia, l'estate e i turisti. Verissimo, è un cartellone che fa parte di un cartellone più ampio dell'area marina protetta organizzato dalla Edda Migliori Communication, che è la mia agenzia di comunicazione, in collaborazione con l'Associazione Pinetese Commercianti Artigiani, l'area marina protetta Torre del Cerrano e l'Associazione Guida del Cerrano. Tre appuntamenti che spaziano dai libri alla creatività, all'ecologia e all'attualità. Un primo appuntamento in cui abbiamo parlato di riciclo creativo ma anche di alimentazione e di carrello della spesa intelligente. Un secondo appuntamento con la presentazione di un libro di Gianluca Di Renzo in cui appunto presenteremo questo volume. E un terzo appuntamento con l'attualità con la ONG Living Nepal e la nostra concittadina Sara Pavone che è una cofondatrice di questa ONG ed è sopravvissuta al terremoto del Nepal dello scorso anno. Con le iniziative che tu spesso organizzi state vivacizzando ulteriormente l'estate pinetese qui nella zona del Cerrano. Sì, è un cartellone sicuramente molto ampio e noi diamo un minimo contributo perché sono alcuni appuntamenti che fanno parte appunto di una programmazione molto più vasta, però certo ce la mettiamo tutta, cerchiamo di portare qualcosa di originale, innovativo e ne siamo ricompensati. Apriamo adesso la pagina di sport, parliamo ovviamente, iniziamo con la Serie A, con il Pescara, prima amichevole ieri per i biancazzurri di Massimo Oddo contro una rappresentativa di dilettanti di Palena e dell'Alto Aventino, 11-0 per il Delfino, sugli scudi Manai, autore di una tripletta. Domenica di nuovo in campo, sempre a Palena, contro il Teramo di Lamberto Zauli, test decisamente più probante per i biancoazzurri. Andiamoci a vedere i gol di ieri e poi le considerazioni di un giocatore rimasto a Pescara all'esterno, Alessandro Crescenzi. Prima uscita e primi gol per il Pescara, versione 2016-2017. La squadra biancazzurra infatti vince comodamente l'esordio davanti al proprio pubblico accorso sulle tribune dello stadio di Palena, con un 11-0 rifilato alla rappresentativa di dilettanti dell'Alto Aventino e proprio di Palena. Test facile ma che serve al tecnico per verificare la condizione della rosa, con Oddo che ripropone il 4-3-2-1, il marchio di fabbrica, Bizzarri tra i pali, Caprari e Nicastro alle spalle di Manai davanti. Non è facile, con le gambe ancora imballate per i carichi di lavoro, niente ancora di probante e indicativo, ma si gioca praticamente ad una porta sola, col Pescara che va in gol dopo 13 minuti. Il primo gol stagionale lo sigla un nuovo arrivato, Brian Cristante, che sfrutta la torre di Nicastro su invito di Biraghi. 5 minuti e Manai fa 2-0 al dischetto, rigore procurato e trasformato, prima di calare il bis personale e il tris biancazzurro al 23esimo. Al 28esimo il poker lo serve Gianluca Caprari, Nicastro centra due legni e ancora Caprari al
33esimo firma 5-0. Prima frazione chiusa dal 6-0 ancora di Manai, per lui una tripletta. Nell'intervallo Oddo cambia tutti gli effettivi, Aldegani va tra i pali perché Fiorillo è impegnato nell'altra porta e con i giovani del Sole Di Massimo davanti insieme a Mitrizza. La musica non cambia, Verre, autore del gol promozione di Trapani, fa 7-0, poi proprio del Sole per l'8-0, prima dei sigilli finali di Mitrizza, appunto, Di Massimo e Zampano, che chiudono la giornata con l'11-0. Va in archivio dunque la sgambata di inizio stagione, test più probante sarà quello di domenica, sempre a Palena contro il Teramo di Lamberto Zauli. No, è stata un'estate un po' travagliata, come hai detto te. Sì, in un primo momento si diceva che doveva essere riscattato e poi sinceramente non lo so, no, per quale motivo non sono stato più riscattato. Comunque adesso sono qui, e ho una voglia di allenarmi, ho una voglia pazzesca di vivere questa Serie A insieme a questo gruppo. E ci stiamo allenando a 2000 già da una settimana e vogliamo farci trovare pronto già per la prima partita con la Coppa Italia. Ma io Biraghi ci ha giocato anche in Under 21 insieme, è un ragazzo d'oro e già lo conosco e sicuramente può darci una grande mano sia a livello qualitativo che a livello di persona, a livello umano. E la concorrenza in Serie A è normale che ci sia e penso sia giusto così. È normale che io ce la metterò tutta per guadagnarmi un posto. Posso giocare a destra o a sinistra, ma è normale, farò di tutto per guadagnarmi questo costo, ma è normale anche che ci sia concorrenza e è giusto così. Sicuramente la Serie A è un altro mondo rispetto alla Serie B, però dobbiamo stare tranquilli e non dobbiamo avere paura di niente e nessuno quest'anno, perché sappiamo quanto possiamo dare e che gruppo siamo. L'abbiamo già dimostrato lo scorso anno. La società sta facendo un buon mercato e abbiamo un gruppo fantastico e sicuramente ce la giocheremo con tutti. Parliamo adesso dei destini del Lanciano, del calcio di Lanciano. Il sindaco Mario Pupillo ha proposto ufficialmente alla FIGC l'iscrizione della Pro Lanciano al campionato di Serie D. Presente anche il noto procuratore Donato Di Campli, a capo della cordata della nuova società. Conferenza stampa questa mattina per chiarire il percorso che in queste settimane ho intrapreso dopo i tentativi non andati a buon fine dell'ingegner Candeloro di costituire una nuova società, che comunque ringrazio per l'impegno e per la serietà con cui ha affrontato questa progettualità. E ho aperto una fase nuova, che è quella della richiesta alla Federazione Italiana Gioco Calcio, attraverso l'articolo 52, di riscrivere una nuova società, ovviamente che difende i colori di Lanciano, al campionato di CND, cioè la quarta serie interregionale, per essere chiari. Questa è una clausola che viene permessa a quelle città che hanno perso una squadra professionistica, quindi io come sindaco ho fatto questa richiesta, ho inoltrato questa richiesta e quindi spero che oggi, da oggi a una settimana, perché questo tempo è stretto, è strettissimo, ci possa essere l'interesse della città, degli imprenditori, del territorio o meno, ma soprattutto di gente seria che possa con la trasparenza costituire una società con un progetto triennale che porti i colori rossoneri sui campi di gioco e non sulle bacheche. Dicevo prima, non devo essere né io il presidente né chi amministra questa società, è soltanto un mezzo per poter avvicinare imprenditori e per sbrigare tutte le scartoffie e tutto l'apparato burocratico che si pone in questo momento per poter iscrivere la squadra al campionato. È un regalo fatto alla città, spero che tutto possa riuscire. 8 anni fa c'ero nel momento del fallimento e da là è nata una parabola bellissima, ci sono anche ora e spero di poter contribuire a risollevare i risolti del calcio lancianese. Questo era anche il nostro ultimo servizio e vi ricordo questa sera l'appuntamento con il ciclismo alle ore 21 con Velo, con Luciano Rabottini in studio. Questa sera alle 23 invece la terza edizione del nostro telegiornale. Buona serata.